titolari di tutto il campionato, considerando che in campo c'erano l'Olimpia Agnonese e il Casoli, due vere rivelazioni di questo campionato. Scontro diretto tra le altre cose, poiché dividevano il terzo posto in classifica. È finito 1-2 per gli abruzzesi, in un match dove il vero protagonista è stato il vento. Una partita giocata in tre, insomma, che nonostante le insistenze da parte delle due dirigenze sportive, il direttore De Meo di Foggia non ha ritenuto di dover sospendere. Il primo tempo ha visto il Casoli padrone del gioco, con alcune occasioni d'oro. Al 15esimo, su calcio di punizione, che però è andato fuori di poco. Al 20esimo, con Grieco, che servito bene in area, però sciupa tutto. Chino sciupa il Romano, che al 32esimo, su calcio di punizione, sfrutta un errore di valutazione di Rimi e infila il gol dell'1-0. Al 33esimo, il portiere Granata si rifà con una bella parata su un'azione pericolosa degli ospiti. Il secondo tempo inizia con tutt'altra musica per i ragazzi di Mister Agovino. Al terzo minuto, infatti, Siciliano, su calcio di punizione, infila con un cross direttamente in porta, segnando il gol del pareggio. Al 19esimo arriva un'ottima occasione per Di Vito, che ci prova dal limite dell'area, ma la palla termina sul fondo. E al 25esimo è sempre lui che, alla ricerca del raddoppio per i suoi, si scontra in area con il portiere. Al 28esimo, buona conclusione di Siciliano, che però va fuori di poco, e al 30esimo è Parti Pilo protagonista, con un tiro che Maraglino intercetta prontamente. Siamo al 32esimo e arriva il raddoppio per gli abruzzesi, con l'autogol di Spagnuolo, che mal interpreta la direzione di una palla che Rimi in effetti aveva già intercettato, vanificando così il suo intervento. Errore che segnerà la sconfitta dei Granata. Da quel momento una sola occasione per la rimonta, con Ferrentino al 46esimo che effettua un bel tiro, ma Maraglino nega la gioia. Arriva così la seconda sconfitta in casa per l'Olimpia Agnonese.